I comandi provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno hanno eseguito il sequestro di oltre 122 kg di cocaina all'interno di un deposito commerciale a San Giorgio a Cremano, arrestando in flagranza di reato un soggetto di 38 anni di Cercola nel napoletano. L'operazione è scaturita dagli sviluppi di un'analisi di rischio condotta a livello centrale, corroborata da risultanze info-investigative in ordine a un traffico internazionale di sostanze stupefacenti nel porto di Salerno, portato avanti attraverso un carico di copertura, un carico di scarpe da lavoro proveniente da Panama e destinato a una società con sede dichiarata a Milano, all'interno del quale erano nascosti 104 pani di cocaina. I servizi di osservazione, controllo e pedinamento prontamente avviati nel porto di Salerno, supportati dal telerilevamento a distanza della sezione aerea del reparto operativo aeronavale di Napoli, hanno permesso di monitorare in tempo reale le operazioni di prelievo e consegna e anche quindi l'arrivo del carico e poi individuare il deposito di San Giorgio a Cremano, quale luogo di consegna della sostanza stupefacente. La droga sequestrata dalla Guardia di Finanza avrebbe fruttato circa 30 milioni di euro.